Gentili telespettatori, buona giornata. Parliamo del caso Venezuela Movimento 5 Stelle. Sapete che un giornale spagnolo, ABC, tira fuori un documento che gli è stato inviato, dicono, da un politico in esilio. In questo documento si vede che si legge che un funzionario dell'ambasciata a Roma, del Venezuela, chiede spiegazioni di una valigia piena di soldi, con 3 milioni e mezzo di euro in contanti dentro. E gli verrebbe risposto in questa lettera dal Venezuela di non indagare, è una borsa con dei soldi indirizzati al fondatore del Partito Rivoluzionario di Sinistra, Gianroberto Casaleggio in Italia, quindi di consegnare questa valigia, di non fare troppe domande perché potrebbe creare dei problemi tra l'Italia e il Venezuela, tra i due stati, una crisi diplomatica. Quindi in questa lettera si avanzano adesso molti dubbi se sia reale, falsa, si analizzano i timbri e le date, sembrerebbero le date scritte dopo, i timbri vecchi, forse, chi lo sa. Comunque indagano anche i servizi segreti italiani perché si ipotizza che ci possa essere un piano per destabilizzare il governo attuale. Non si sa da chi, da che cosa, da qualcuno all'estero che sta orchestrando un qualcosa per delegittimare e far cadere il governo attualmente in carica. Quindi le ipotesi sono tante, che la lettera sia falsa e che il contenuto sia falso. Oppure che la lettera sia falsa ma il contenuto sia vero. Oppure che la lettera sia vera e il contenuto sia vero. Oppure che tutto sia falso organizzato da qualcuno per tirar giù il governo di sinistra in Italia. Ma adesso arrivano, a parte ci sono dichiarazioni di un'ex deputata del Venezuela in Italia che dice: beh, il governo Maduro non è una pratica che utilizza quella di mandare soldi in giro. E poi lo stesso giornale ABC aveva parlato proprio negli anni scorsi di 7 milioni arrivati a un partito spagnolo, Podemos. E quindi si gettano delle ombre, no? I 5 Stelle, che sono sempre stati, diciamo, favorevoli al regime venezuelano, l'hanno sempre comunque giustificato, lodato. Certo sono due cose differenti, le due cose, però naturalmente lasciano pensare. Poi arriva la rivelazione di un ex grillino, lui si chiama Giovanni Favia, che conferma i contatti tra il Movimento 5 Stelle e il Venezuela. E lui dice: arrivò una email, poi girai tutto a Casaleggio. Quindi ci potrebbero essere importanti sviluppi nell'ambito del presunto finanziamento in nero risalente a 10 anni fa dal Venezuela di Chavez a Gianroberto Casaleggio, perché l'attuale Maduro, cioè Maduro all'epoca era ministro degli esteri, un po' come Gigino Di Maio il Grande, il nostro grande Gigino Di Maio, no? Ovviamente io sono sarcastico, non è che credete che sto inneggiando a Gigino Di Maio. Però attenzione, il reato, se fosse accertato, sarebbe prescritto, perché si prescrive dopo 6 anni il finanziamento illecito ai partiti. E poi il suo eventuale imputato, Gianroberto Casaleggio, è scomparso. Quindi non c'è né la persona e né non c'è più neanche il reato. Certo che se fosse verificata la sua esattezza, sarebbe un fatto decisamente gravissimo. Il partito che dichiarava onestà, onestà, è caduto nella trappola dei soldi, come altri partiti in questi anni abbiamo visto, no? Caduti nella trappola dei soldi facili. Intanto la Procura di Milano della Repubblica apre comunque delle indagini conoscitive. Beh, qui questa dichiarazione è abbastanza forte perché dice delle cose. L'intento della procura è quello di accertare i fatti, di chiarire se effettivamente i soldi sono partiti, sono arrivati.
così nella questione si mette in dubbio, si è messo subito in azione poi il figlio di Gianroberto, Davide Casaleggio, che nelle scorse ore ha depositato una denuncia chiedendo che venga riunita al fascicolo di inchiesta già aperto per fornire ulteriori informazioni al riguardo. Secondo l'inchiesta, appunto, il cofondatore dei 5 Stelle avrebbe incassato 3,5 milioni di euro. Ma ci potrebbe essere una svolta, perché le dichiarazioni, ovviamente, pubblicate solo da qualche giornale, perché ne avete sentito parlare sui giornaloni? No. Ne avete sentito parlare nei GR, nei telegiornali? No, ovviamente, ovviamente. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle in questo momento è al governo col PD. Se il Movimento 5 Stelle fosse stato al governo con Salvini, a quest'ora ci sarebbero i titoli, per quanto sarebbero grandi, non ci starebbero sul giornale, no? Non ci sarebbero sui quotidiani, no? I titoli andrebbero avanti nelle pagine, successive. Ma questo ex, grillino, no? Giovanni Favia dice: io racconto un fatto, poi non ho elementi a riprova dell'accusa, però lui dice: io racconto un fatto. Sicuramente è una coincidenza che nel 2010 ci furono questi contatti. Lui la prende e dice: ma sarà una coincidenza, però io la racconto. Un po' così questi contatti sorprendenti, diciamo, dall'ambasciata venezuelana per aprire un contatto con il nostro movimento. Dall'ambasciata venezuelana per aprire un contatto con il nostro movimento. In questo un po' le date coincidono. L'ex consigliere regionale in Emilia-Romagna per il Movimento 5 Stelle, nell'intervista rilasciata ad Affari Italiane, ha voluto precisare che non sa se il documento sia originale o modificato per creare una bufala. Comunque dice: resta il fatto che può fornire una testimonianza degna di nota, ricordando di aver ricevuto un'email ufficiale. Io semplicemente risposi che di questa cosa dovevano occuparsene i vertici e diedi i riferimenti di Casaleggio, anche se adesso nel dettaglio non ricordo i particolari. Come? Attenzione, lui dice, io semplicemente risposi che di questa cosa dovevano occuparsene i vertici. Quale cosa? Tu stai, lanci il sasso e poi dici: ma io ho tirato, beh, ho tirato, insomma. Beh, lui rispose: di questa cosa dovevano occuparsene i vertici. Anche se adesso non ricordo i particolari, cioè non ricorda la cosa, che non è un film la cosa, ma lui perfettamente sa che cosa c'era scritto in questa email. Ma adesso non ricorda, no? Non ricorda. Beh, se verrà interrogato dai magistrati dovrà ricordare, anche perché ricordiamoci che le email, una volta scritte, non possono essere più cancellate, anche se voi andate a cancellare tutta la posta nel cestino, le email rimangono. Se si voglia andare a leggere queste email del 2010, da qualche parte sarà, in qualche server remoto, sarà conservata dagli stessi gestori delle email. E appunto c'è l'ipotesi di un backup. Ecco. Ora i detrattori potranno dire che si tratta di parole pronunciate per risentimento o rancore nei confronti dei 5 Stelle, ma non credo che un ex grillino arrivi a dire una cosa del genere per risentimento. Probabilmente la tira fuori per andare contro il Movimento 5 Stelle, però tira fuori un fatto che non credo sia falso, cioè lui tira fuori un fatto vero per andare contro i 5 Stelle. Questo credo che sia il risentimento, ma non credo che stia dicendo delle cose false. Però, ecco, mai dire banzai, si diceva in un programma, no? Ma l'uomo ha chiarito che non è né un accusatore né un tifoso per l'eventuale passaggio di soldi e dice: io sto solo raccontando il fatto, è giusto che io racconti anche perché c'è un fascicolo di indagine aperto. Ecco, ha paura di essere poi, di arrivargli una bella mandato di perquisizione, di sequestro di computer, di comparire davanti ai giudici. Lui dice: beh, la miglior difesa è l'attacco. Io dico:
quello che so, in modo che sono tranquillo, dico io l'ho detto, se mi sento citofonare al citofono, sì, è la guardia di finanza, abbiamo un mandato, io penso che verrebbe un mezzo infarto a chiunque, sentendo al citofono, è la guardia di finanza, apra. C'è un mandato di perquisizione del giudice Pinco Pallo. Non sono soddisfazioni queste, direi proprio di no. E così dice, per quello che può servire, racconto che nel 2010 fui contattato da diplomatici venezuelani che volevano prendere un contatto con il nostro movimento. Si confidò con qualcuno per l'arrivo di questa email che cercava un contatto con il movimento, chiede il giornalista del fatto, non del fatto, scusate, di Affari Italiani, dice, domanda alla quale ha risposto negativamente, affermando che all'epoca fu una notizia che venne presa con ilarità anche dal suo staff in regione. Beh, presa con ilarità, però passata ai vertici e poi dall'ilarità, chi lo sa. Al momento non ha in mano la mail in questione, non ha annunciato che qualora dovesse essere necessario potrebbe provare a recuperarla dal backup del proprio computer. Per quanto riguarda le tempistiche, Favia ricorda solamente di essere all'inizio del suo mandato in Emilia-Romagna, ma non ha alcuna certezza su chi l'abbia firmata. Potrebbe essere lo stesso Di Martino o firmata da altri funzionari, non lo posso ricordare a distanza di 10 anni, è impossibile. Caro Favia, non andare a cancellare quell'email, o perché se vai a cancellare l'email in questi giorni, quando i magistrati verranno in possesso del tuo computer e vedranno che hai cancellato l'email, è qualche sospetto. Quindi, per evitare favoreggiamenti di qualunque tipo, io ti consiglierei di non toccare il computer, non cancellare l'email che magari hai lì, anch'io nella mia email o nella posta già letta sono rimaste lì email di 10 anni fa, Quindi, e poi soprattutto le email di lavoro si conservano, poi email di quella importanza si tengono lì, no? Si cancellano. Quindi io consiglierei a questo signore di non toccare il computer perché potrebbe poi essere accusato di altre cose. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.